Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Inizio col ricordare che sul sito internet istituzionale del Comune è pubblicato l'avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore per le indagini multiscopo sulle famiglie indette dall'Istat IST 02617, i cittadini e il tempo libero. Stiamo cercando proprio persone che facciano e che svolgano questo compito. Invito tutti, soprattutto coloro che magari non hanno lavoro o hanno appena finito di studiare e sono magari in un momento in cui hanno bisogno anche di sviluppare nuove professionalità, ad aderire a questo avviso della selezione. L'altra informazione che vi do riguarda la via Tronconi. Su via Tronconi ci sono dei tombini, dei chiusini che si stanno muovendo, creano disagio ai cittadini che abitano nella via per il rumore che creano al passaggio delle automobili. Noi abbiamo informato l'azienda che gestisce il servizio idrico comunale, che è l'Alfa, e il 9 di aprile l'azienda Alfa interverrà per sistemare appunto i chiusini e i tombini di via Tronconi. Pertanto dalle ore 9 del 9 di aprile via Tronconi sarà chiusa e riaprirà molto probabilmente alle ore 17 al termine dei lavori, sperando poi che i disagi causati da questi rumori non ci siano più. L'ultima informazione che vi do è quella che ricordo e poi settimana prossima lo dirò ancora meglio, perché la cittadinanza è invitata all'inaugurazione del comando di polizia locale che si trova in Vicolo Sereni, e l'inaugurazione sarà sabato 6 aprile alle ore 10:30. Poi settimana prossima vedrò specificare un po' meglio il programma e gli invitati a questa inaugurazione. Non ho altro da aggiungere, non ho eventi da annunciare in questo video. Mi preme però a nome mio, a nome di tutta l'amministrazione comunale e di tutti i dipendenti del comune, augurare a tutti voi e a tutte le vostre famiglie una buona e serena Pasqua. Purtroppo il tempo quest'anno non è dalla nostra parte, è un tempo più quasi natalizio che pasquale, però cercate di passarla tutti bene nel migliore dei modi. Auguri a tutti e al prossimo video. Buona giornata.